Bella a tutti ragazzi, sono Mirko, bentornati su Gameplay Channel e su Ixion. Allora ragazzi, quest'oggi ci proviamo questo gestionale spaziale, tra l'altro da pochissimo tradotto in italiano, quindi gran bella roba in cui appunto dovremmo gestire una nostra stazione spaziale, farla progredire, insomma molto molto interessante. Mi ricorda per alcuni aspetti anche un po' Frostpunk per la gestione un po' di tutta la nostra colonia, per cui un titolo sicuramente molto interessante per tutti gli appassionati del genere e anche ovviamente per gli appassionati dello spazio in generale. Quindi facciamoci una nuova partita, la difficoltà teniamo quella predefinita, cioè la difficoltà normale fondamentalmente, facciamo avvia il gioco. Davvero molto bello, io l'ho provicchiato off camera perché gli sviluppatori me l'hanno mandato a poco, quindi li ringrazio, però titolo veramente interessante anche qua. Io come al solito ve lo propongo con questo primo video, diciamo così, di scoperta, poi sulla base di quello che mi direte ovviamente deciderò il da farsi, se fermarmi qui con questo primo video oppure proseguire. Quindi vediamo un attimino anche la presentazione, il filmato introduttivo, perché vale sicuramente la pena. Beh, molto molto bella, devo dire, la scena col lancio dello shuttle, veramente molto realistica, fatta davvero molto bene. Quindi come avete visto, noi con la nostra con il nostro shuttle siamo arrivati per l'appunto su questa stazione in orbita attorno alla Terra. Quindi qua ci dice che la navetta è attraccata, per cui qua abbiamo praticamente tutta la nostra stazione da dover gestire. Quindi qua vedete abbiamo tutto il personale. Adesso appena mi dà qua lo possiamo togliere anche il tutorial, perché tanto io l'ho già fatto. Quindi vedete che qua appunto abbiamo tutta la nostra zona con tutte le varie casse con il materiale. Qua vedete che abbiamo anche la visuale esterna, quindi veramente veramente figa, perché possiamo vedere la Terra. Mamma mia, questa
Questa scena qua è spettacolare, guardate che roba, è fatta da Dio, è fatta veramente veramente bene, e abbiamo addirittura anche la mappa del sistema solare, perché appunto potremmo anche mandare delle navicelle scientifiche, diciamo, a esplorare le varie zone per recuperare per l'appunto risorse che ci serviranno. Quindi qua facciamo prossima trasmissione, qua se la chiacchierano. Ecco, l'unico diciamo lato negativo tra virgolette di questo gioco è che se la chiacchierano in una maniera esagerata, ma veramente veramente esagerata, vi fanno due maroni così, quindi cerchiamo di andare un po' avanti, perché qua vabbè spiegano tutto, insomma tutte le cose che dobbiamo fare, ma come detto queste cose le so già. Quindi per prima cosa dobbiamo costruire ovviamente un'officina, io la metterei di qua, la parte diciamo produttiva, e anche una riserva piccola che possiamo tranquillamente mettere di qua. Perfetto, poi sulla riserva dobbiamo impostare, quindi questa è una sorta di cassa di storage, chiamatela un po' come volete, dobbiamo impostare quale risorsa andare a immagazzinare. Ne possiamo immagazzinare una per volta, gli diciamo la lega, quindi l'acciaio fondamentalmente, che poi è quello che ci chiede per l'appunto il tutorial. Una volta fatto questo, noi cliccando, vedete che qua abbiamo già delle zone dove è depositata della lega, cliccando sull'icona diciamo ai nostri cittadini, chiamiamoli così, di andare per l'appunto, vedete, a raccogliere la lega e trasportarla nella riserva. Ovviamente qua vedete che mancano delle strade, quindi è importante andare a collegare le varie zone, perché sennò giustamente le persone non riescono ad andare dove devono. Perfetto, e qua gli diciamo nuova trasmissione, così almeno facciamo un po' andare avanti con le chiacchiere, perché veramente veramente ragazzi se la chiacchierano in una maniera esagerata. Ok, ci saranno anche delle richieste specifiche, quindi degli eventi a cui dovremmo prendere parte, con cui dovremmo peraltro confrontarci e decidere diciamo così la decisione migliore per tutta la nostra crew. Risolvi l'evento mensa comune, perfetto, quindi se andiamo all'officina vedete che c'è una lente di ingrandimento, cliccando sopra ci viene detto dirigente, noi siamo ovviamente il dirigente della stazione. I membri dell'equipaggio della Tycoon non sono attualmente in grado di accedere alle forniture alimentari. I protocolli impongono la costruzione di una mensa, un edificio progettato per distribuire il cibo dalle riserve all'equipaggio. Ok, quindi ovviamente qua vabbè, non possiamo far altro che garantire l'accesso al cibo, giustamente, perché sennò schiattano tutti de fame. Quindi andiamo a fare cibo e andiamo a costruirgli una bella mensa. Io la farei magari subito qua all'ingresso, così almeno ce l'abbiamo. Perfetto, aspettiamo che portino per l'appunto la lega, intanto gli diciamo di raccogliere anche tutta questa lega che c'è qua sotto, tanto la riserva ce l'abbiamo, facciamo anche raccogliere qua che ce n'è addirittura 90, così almeno andiamo a raccattare tutto quello che ci serve. Poi nel mentre possiamo anche già andare a fare una strada che mi va a collegare tutte queste zone qua, perfetto, è una strada che magari mi va a collegare tutte queste zone qua che sono riserve per l'appunto di altre cose. Qua abbiamo la lega, ma abbiamo anche altre riserve in giro, poi comunque le vedremo man mano che andiamo avanti. Perfetto, allora facciamo priorità alta, così facciamo sta mensa, almeno non ci rompono più le balle. Qua il tutorial ci dice ovviamente che cosa fare, e ok, vedete, mi ricorda insomma per tanti versi anche Ixion, un po' per la gestione poi di tutta la nostra colonia, che sicuramente non sarà facile, quindi cioè mi ricorda Frostpunk, scusate, ho detto Ixion è questo, vabbè, sto sparlando, ma non fateci troppo caso. Ok, comunque qua abbiamo diciamo la nostra mensa che per l'appunto collegata, ma ci serve una riserva di cibo, come ci dice del resto il gioco. Quindi manutenzione, andiamo a fare una nuova riserva piccola che faresto appunto qua, che è già vicino alla mensa, e andiamo a dire che questa riserva sarà solo ed esclusivamente per il cibo. Perfetto, perché abbiamo qua un bel 60 di cibo come riserva, quindi
gliela facciamo costruire e poi automaticamente qua dentro andranno appunto a immagazzinare tutto il cibo e la mensa si va a collegare automaticamente alla riserva più vicina della medesima risorsa che ovviamente serve per funzionare. Qua come vedete abbiamo i vari settori, quindi poi in realtà potremmo andare a costruire nuovi settori e gestirli man mano, quindi sarà un bel casino. Perfetto, quindi velocizziamo ancora così aspettiamo che 100 persone vadano a mangiare nella mensa. Qua vedete che nelle strade le nostre personcine passeggiano tranquillamente. Molto caruccia anche questa cosa. Se si spicciano a mangiare tutti, magari ce la facciamo. Va bene, sì, questi se la chiacchierano come al solito. Vabbè, poi qua ovviamente voi, se vorrete leggere, adesso qua vi spiegano tutte le varie cose, insomma, l'esplorazione in questo caso, perché ovviamente potremmo navigare, potremmo fare tutta l'esplorazione di varie zone per naturalmente andare a scoprire altre cose. Quindi adesso devo costruire una nave da trasporto, ma prima di tutto ci serve una piattaforma di attracco e devo costruire anche una nave scientifica. Quindi iniziamo a fare spazio. La piattaforma d'attracco è gigantesca. Quindi io la metterei già qua perché è l'unico spazio dove praticamente ci sta. Perfetto, gli costruiamo anche la strada che magari arriva fino a qua. Benissimo, così almeno possono andare senza troppi problemi. E dobbiamo costruire anche una strada che naturalmente mi si vada a collegare a questa. Perfetto, perfetto, così almeno le varie strade sono collegate e non abbiamo più problemi. Allora, raccattiamo anche tutta questa lega che c'è in giro perché abbiamo una quantità di lega esagerata, anche perché adesso dovendo costruire diciamo tutta la piattaforma più le altre astronavi ovviamente ci serve. Nel frattempo abbiamo per l'appunto sfamato le 100 persone che ci diceva il tutorial. Vedete che qua abbiamo le informazioni ovviamente del settore, quindi abbiamo la popolazione 85 con 85 lavoratori, ci sono i coloni, ci sono le persone non lavoratori, penso siano i bambini, cibo ci dà anche le persone che attualmente sono nello spazio, sono zero perché nello spazio non c'è nessuno, ci dà la condizione, quindi la stabilità del settore. In questo caso sono felici, hanno fiducia in noi, per cui questa è una cosa assolutamente positiva, e la condizione è ottimale per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro. Perfetto. Non ci sono edifici sanitari, quindi dovremmo fare anche un edificio sanitario. Allora, intanto farei l'alloggio dell'equipaggio anche, perché abbiamo bisogno ovviamente degli alloggi per il nostro equipaggio, quindi ne potrei fare un altro qua e un altro anche qua. Ottimo, così ne possiamo mettere anche un altro qua, così iniziamo a ospitare un po' le persone che sennò poveracci non riescono a fare una mazza. Vicino alla mensa mettiamo anche l'infermeria, così abbiamo anche quella. Ottimo così. E va bene, perché qua ci dice ovviamente che 70 persone sono senza dimora e in più per l'appunto manca diciamo così la salute. Ok, quindi qua nella piattaforma attracco possiamo scegliere quali navicelle fare, quindi possiamo fare la nave mineraria, quella scientifica o quella da trasporto. Io farei quella mineraria e farei quella scientifica, però devo fare anche quella da trasporto. Ok, no, come non detto me lo chiede il tutorial, quindi facciamole per forza. Perfetto, allora tieni sempre attivo il tempo velocizzato, così impieghiamo un attimino nemmeno. Ok, qua stiamo continuando a raccogliere. Non ho tantissimo cibo, quindi bisognerà fare attenzione a questa cosa qua, perché effettivamente non ho tantissimo cibo a disposizione. Quindi vediamo se ce n'è magari qua in giro da qualche parte, non sarebbe male. Qua facciamo un'altra strada che collega anche questa zona. No, qua c'è solo lega che vabbè, raccogliamo, però non è effettivamente quella che ci serve. Va bene, allora vedete che qua adesso andranno a costruire le varie navi, però ovviamente bisognerà aspettare che ci siano abbastanza persone da poterlo fare, quindi speriamo che si spiccino, speriamo che si spiccino. Va bene, devo farmi anche un'altra riserva, peraltro, perché ho idea che mi serva una riserva. Una riserva che potrei eventualmente fare qui. Sì, sto costruendo un po' alla cacchio, me ne rendo conto, però
Però va bene, per contenere il polimero, perché vedete qua abbiamo del polimero da raccogliere, che anche qua ci servirà ovviamente per costruire, ma se non ho la riserva, una riserva diciamo attiva e costruita, non posso giustamente andare a raccoglierlo, ok, perché il polimero ci serve per costruire le navi, perché sennò la costruzione delle navi è assolutamente bloccata. Ok, vedete qua abbiamo fatto la nostra... prima nave, quindi lo scheletro diciamo è stato costruito, adesso stanno costruendo tutto il resto. Perfetto, vai così. Ok, la nave mineraria dovremmo ormai averla. Perfetto, ce l'abbiamo e viene rispedita fuori. Fondamentalmente adesso iniziano a costruire quella successiva. Benissimo, azione attuale in attesa. Allora, qua praticamente possiamo dirgli cosa andare a trovare. Quindi possiamo dirgli di andare a trovare il ferro. Io gli dico di trovare tutto, poi vediamo cosa effettivamente andrà a raccattare. Vediamo un attimino, vediamo un po' cosa andrà a raccattare. Dai, vediamo. Allora, nulla assegnazione, nave mineraria in attesa. Quindi speriamo che vada poi, prima o poi, a raccattare qualcosa. Azione attuale in attesa, sì, posizione, ma non so se devo dirgli io di andare a raccattare roba. Risorse da estrarre, priorità alta, ok, nave di rifornimento, priorità alta, sì, posso cambiarlo, ok, non so se ci andranno però. Ah, ok, allora qua abbiamo la nave scientifica che possiamo mandare qua. Ok, e gli abbiamo detto di andare, quindi vedete che adesso la nave è andata lì. Perfetto, la nave scientifica è arrivata a Luna. Ok, cliccando sopra ci viene detto che cosa appunto ha trovato la nostra navicella. Quindi abbiamo trovato una base fuori servizio. I sistemi ausiliari sono operativi e potrebbero essere utilizzati per ripristinare l'energia. Abbiamo raggiunto la base delle Nazioni Unite, abbandonata e depressurizzata. Il sistema di sorveglianza è ancora operativo, attendiamo ordini. Sfrutta la vulnerabilità della sicurezza. Quindi entriamo nel sistema di sorveglianza e la squadra accederà ai sistemi per recuperare i dati segreti. Oppure possiamo semplicemente smantellare la nave e prendere risorse. Ma io direi che assolutamente sfruttiamo la vulnerabilità. Perfetto. Adesso qua possiamo mandare l'altra nave. Però io non so come mandare. Allora, raccolta. Per gestire le tue navi minerarie e mercantili nella pagina gestione flotta. Ok, quindi dovremmo avere un pulsante, perché qua non c'era ancora arrivato. Ah, flotta, perfetto. Sì, ma mi fa vedere solo sta roba qua. Ah, quindi qua gli gestiamo la priorità. Va bene, io gli ho messo priorità massima a tutto. Facciamo il ferro innanzitutto, che secondo me è la cosa che mi serve principalmente. Qua la nave da trasporto gli diamo la priorità al cibo, perché assolutamente ci serve cibo. Ah, ecco qua che è andata la nave mineraria. Eh sì. Ok, è andata la nave mineraria, dovrebbe essere, poi dovrei avere la nave da trasporto, in teoria. Sì, mi tiri via questa, oddio mi si è buggata, ok, mi si era buggata la cosa, va bene. Allora, in teoria dovremmo aver mandato tutte le varie navi, ok, non è abbastanza cibo nel settore 1. E lo so, infatti gli ho detto di cercare cibo per quel motivo lì, quindi ok, adesso lo stanno portando. Nave scientifica ha completato la sua azione. Ok, adesso lo andiamo a vedere. Qua stiamo portando cibo. Qua dovrebbe aver raccolto cibo la nave da trasporto, sì. Esatto. Esatto, sì, vedete che sta portando cibo. Perfetto, perfetto. Cibo ce l'abbiamo. Poi abbiamo il laboratorio tecnologico per andare ovviamente a ricercare nuovi edifici, eccetera. Quindi la nave scientifica ha completato. Abbiamo violato i principali sistemi informatici. Ok, abbiamo recuperato diversi documenti di ricerca e dati. Perfetto. Termina il protocollo. Ok. Hacking in corso. Va bene, ma stanno ancora hackerando, quindi. Credo stiano hackerando. Penso, sì. Raccolta scienza 7. Man mano dovrebbe scendere. Ok, man mano dovrebbe scendere in teoria. Allora, qua non ho più risorse, peraltro. Andiamo qua su Venere a sto punto. Chissà se andranno fino a Venere. Non ne ho idea. Non ho assolutamente idea. Vediamo se andranno fino a Venere, vediamo un po'. Vediamo un po' che cosa faranno. Allora, diamogli anche il ferro, diamo magari la lega.
Abbiamo tutto il resto con una priorità magari un po' più bassa. Ma io prenderei anche nuovi coloni con priorità alta. Ok, così vediamo se trovano qualcuno. Non sarebbe male, effettivamente non sarebbe male. Non so di questi qua chi è che mi sta andando. Ma non credo che fino a Venere possano andare. Secondo me non possono andare, però. Secondo me non possono andare, perché questa è una nave di rifornimento che c'è qua. Ok. Quindi a mio avviso qua hanno tirato via tutto quello che c'era da tirar via. Dovrebbero andare fino a Venere, in linea di massima, però. Però. Allora, qua dovrebbero aver finito. Ok. Quindi adesso posso smantellare la nave. Perché tanto hanno raccattato tutto, no? In teoria dovrebbe essere giusto. Ha recuperato tutti i punti scienza da Luna. Perfetto, infatti questo l'hanno fatto. Nave scientifica è arrivata su Luna. E ok, sì, quindi qua ho fatto tutto e qua stanno smantellando la base. Perfetto, perfetto. Quindi qua dovrei aver fatto tutto. Possiamo anche lanciare delle sonde qualora ne avessimo, ovviamente, ma adesso non ne abbiamo, quindi manco per il cacchio. E possiamo tornare nella nostra stazione per vedere come procede il tutto. Ok, qua comunque sono felici e va bene. Perfetto, e qua hanno completato. Quindi abbiamo preso 30 di lega e 90 punti scienza. Perfetto. Quindi in linea di massima io potrei anche mandare questi qua eventualmente. Vediamo la nave scientifica su questa che cosa mi trova, perché sono curioso, francamente sono curioso. Sono veramente curioso. No, scusa, mi ho sbagliato. Ok, tirami via tutto. Posso metterla qua? Sì, vai. Vai lì a raccattare dati, non so se potranno raccattare dati. Vabbè, la mandiamo a Venere, dai. Capito? La mandiamo a Venere, va, che facciamo prima. Ok, tecnologia, va bene. Ha completato la sua azione sull'USA, su Luna, base abbandonata. E va bene, sì, questo già lo sapevo. E poi qua naturalmente potremmo andare a costruire man mano altre cose. C'è anche quella scientifica che è veramente abnorme. Ma è veramente abnorme. Ma questo non posso in qualche modo o smantellarlo o spostarlo. Ah, qua possiamo sbloccare i settori. Perfetto, la stazione ferroviaria addirittura. Cioè addirittura la stazione ferroviaria possiamo fare, porca miseria. Le forniture sono state accresciute, ok. Ciclo 41 e va bene. Sì, però io volevo capire dove costruire questa qua e posso farla solo qua. E l'unica parte dove posso farla, vabbè, facciamola qui a sto punto. Quindi gli facciamo una strada fino a qua. Poi gliene facciamo una fino a qua e una fino a qua. Ok, così almeno ci arrivano. Perfetto. La fiducia è un pelino scesa, però. Però, insomma, piano piano. Speriamo di riuscire a fare qualcosa. Piano piano, speriamo. Qua la flotta come sta andando? Allora, questa qual è che è? Nave scientifica. Ma la nave scientifica non gli avevo detto di andare qua, scusami. Ah, ok, c'è andata, perfetto. Perfetto, allora, la nave scientifica c'è andata. E va bene, fin qua. Fin qua mi fa piacere. Io vorrei capire come mandare le altre navi, sinceramente. Allora, togli un attimo questa. Togli la priorità. Toglimi la priorità. Ok, dai. Togliamo la priorità a questa nave e vediamo se le mie navi vanno da qualche altra parte. Che a me interesserebbe che vadano da qualche altra parte, però non ho idea di come si faccia, francamente. Non ho veramente idea di come si faccia. Vabbè, vediamo se lo faranno. Va bene, ragazzi. Comunque, che dire, facciamo una cosa. Io per il momento mi fermo qui con questo gameplay di esplorazione su Ixion. Penso che abbiate capito un attimino in cosa consiste il titolo. Per quanto riguarda il discorso del gestionale, è abbastanza classico, nel senso dobbiamo gestire ovviamente materiali, cibo e quant'altro per soddisfare i nostri coloni. Quindi fino a qua direi che è abbastanza una cosa normale. Adesso è andata anche via la corrente per un sovraccarico. Ok, quindi devo costruire un pannello solare esterno. Ok, sì, devo per forza fare un pannello solare esterno, anche se
In realtà non so come andarlo a fare. Non ne ho la più pallida idea. Ma assolutamente proprio. Ok, qua ci fa vedere la gestione della popolazione e va bene. Costruzione esterna. Vabbè, vediamo solo questa parte della costruzione esterna che ok. Fare clic sull'icona, ok. Ragionare le attività esterne. Quindi è questa. Ma non me la fa fare? No. Scusami, allora, esterno, ok. Quest'icona qua, ok. Per i miglioramenti strutturali per godersi i panorami spaziali con F2, va bene, quindi è questa la visuale. Sì, ma il problema è che non mi fa costruire. È necessaria una camera di equilibrio. Ok, non ho la camera di equilibrio e voilà. E che cacchio ne so io da dove si fa. Camera di equilibrio sarà qua. Intanto abbiamo sbloccato per l'appunto la ricerca. Camera di equilibrio, esatto, sì, quindi devo fare la camera di equilibrio. Devo fare la camera di equilibrio per andare a costruire fuori. Ok, intanto qua abbiamo un nuovo evento. Stiamo leggendo rapporti e protocolli di ottimizzazione. Ok. Sì, quindi hanno una marea di lavoro, insomma. Per cui devo aggiungere membri all'equipaggio, ridurre il numero di posti di lavoro attivo. Personale aggiuntivo, assolutamente sì. 20, ok. Perfetto, quindi devo portare 20 persone. 20 persone sulla mia stazione. Che se non erro posso farlo per l'appunto con questo qua. Infatti, gli ho già dato la priorità massima. Alle persone va bene, nel caso al cibo, però in teoria dovrebbe occuparsi anche delle persone. Comunque, dicevo ragazzi, il titolo è veramente molto molto bello, mi piace tantissimo. Quindi fatemi sapere che cosa ne pensate, perché come detto, a me piacerebbe nel caso andare avanti, perché secondo me merita veramente. Pensate poi che casino andare a gestire. Insomma, tutti i vari settori contemporaneamente non sarà assolutamente facile. Penso che poi i settori tra di loro possano anche comunicare, scambiarsi risorse e quant'altro. Quindi non sarà sicuramente facile da gestire tutta questa cosa. Ok, vediamo se riesco in qualche modo, no, a riattivare l'energia. No, perché ho meno 5 di disponibilità. Quindi devo per forza di cose, per forza di cose andare a costruire la camera. Ma forse avrei dovuto farlo prima, effettivamente. Piattaforma d'attracco, no, perché al momento non ce l'ho ancora, non so se la ricerca ce la farà comunque in corso. E qua me la dà in corso, ma ho paura che senza corrente non ce la faccia ricercare. Ho paura, però non lo so, magari non è così, ma a mio avviso sì, perché vedo che non va avanti la ricerca, quindi ho paura che quella era una cosa da fare effettivamente subito. Intanto abbiamo anche una cosa su cui indagare su Marte, addirittura per una scansione. Non dispone dei materiali, ok, di una nave scientifica. Ah, quindi devo mandargli praticamente una nave scientifica, quindi posso dirgli di andare su Marte. Possiamo mandarla su Marte, molto bella perché comunque siamo all'interno del nostro sistema solare, quindi molto figa questa cosa. Vedete, c'è anche una cosa su Saturno che possiamo anche qua mandare una nave scientifica. Insomma, ci sono tanti eventi che succedono, c'è anche questo motore qua, quindi insomma tante cose da scoprire, siamo veramente solo all'inizio, per cui come dicevo prima, per l'appunto mi piacerebbe portarlo avanti. Quindi voi fatemi sapere cosa ne pensate. Mi raccomando, lasciate un sacco di like. Condividete, commentate, iscrivetevi al canale se non siete iscritti. Attivate la campanella delle notifiche per chi vuole dare un contributo concreto al canale, come sempre può fare attraverso gli abbonamenti YouTube o il tastino grazie di sotto di ogni mio video. Detto questo, giovinotti, vi ringrazio, vi saluto e ci rivecchiamo come sempre nei prossimi gameplay. Ciao belli!